Okay. We are online now. Yes. Okay. Just one second. I connect this. Okay. We are online with John Wood from Malta. John, today he can try to explain to us, explain to us the photogrammetry from Malta and from the Virtual Museum of Malta. It can show your job, your dive, your picture, what you have realized with our housing industry wins that you use from a lot of different years. And that with your collaboration and your support, we have also development this photogrammetry function that we have started to project to add on our housing with John Kendall that he has started, is the first that you start with the photogrammetry. He asked to add this function on the housing, but with also your collaboration, we have development the software, and now every diver can realize, personalize the photogrammetry mode on our housing. And I think that I'm curious to see what you have your picture, what you have realized with our housing, because I think it's very nice, nice job, nice situation. Good. Okay. Thanks, Fabio. Thanks for the invitation. Highly appreciated. What I'm going to do, if I can, is share my screen because I have a short presentation with some videos and these things. So let's see if that works. So let me know if that works. Let's see. There we go. I tried this moment to talk to all our followers that they have a question with the photogrammetry function for John. If you want, can ask to John a question to write in the chat, and we try after to give an answer to John. We will answer you. Sure. Good. No problem. Perfect. So can you see my screen, Fabio? Yeah, your scene is live. We see your screen Okay. perfectly. Let's go. So first of all, introduce myself very quickly, 20 seconds. I've been a technical rebreather diver since around 2015, and before that on open circuit for about 20 years. In 2016, I was lucky enough to become a member of the maritime archaeology diving team of the University of Malta. It's been a great opportunity for me to develop my skills, to dive with some of the world's best divers, and to learn so much about maritime archaeology, and to appreciate more, I think, the riches that we have here in Malta. In our seas. So what I do in this team, my main role is now as in photogrammetry. So I apply photogrammetry to all our projects or all the ones which require it, which nowadays are most of it, for two purposes mainly. And the two projects I want to talk about today cover really both aspects. The public outreach side, what we call public outreach, where we try to communicate and create nice images, nice 3D models, nice websites, so the general public and also the diving public can appreciate what we have here, and you know, help aspects like our tourism, for example, and these kind of things, and also technical documentation on excavations. It's a very interesting application for photogrammetry, much more technical. One needs to be much more precise, but you'll understand as I talk through. Fabio, if at any point you want to stop to ask any questions, you know, just go ahead. No, yes. You continue to your presentation. We continue to see if the customer you have a question, and if when you have a time, when you have finished, we try to send you the answer if we have an answer. Perfect. All right then. You have a question? The two projects I want to talk about are the Virtual Museum Underwater Malta, and you have the URL at the bottom there. I really encourage, if you haven't seen it, to go and have a look.
But I'll be showing you some small pieces from this small demo of this website. And the other one is the Phoenician Shipwreck project. Also, there's a website talking about this, and it's a very, very interesting project, which I'm lucky to be a participant in the team on an annual basis now for the last 4 or 5 years. So I'll start with the virtual museum. So first, a bit about wreck diving in Malta. Malta is really, we consider, you know, there are many places in the world. You have the slide because I have seen, John, sorry. I continue to see only the first page. Hold on a bit. Let me see. Yeah, just a second, because I see underwater photogrammetry in Malta, but I cannot see the other Let me try and share. I understand. Yeah, yeah. Probably you're seeing the... Let's see. You need to share the PowerPoint, Almaty. I share my whole screen. Okay, it'll be easier like this. So let me go here. Oh, is that okay? Yeah, now it's perfect. Okay, so the introduction. If you want to start one more time, because we have seen only the first. It's okay now? Now it's perfect. Okay, good. So these are the two projects I'll be talking about. Virtual Museum and Phoenician Shipwreck Project. You have the URL there. You know, it's worth, both are definitely worth a visit. I encourage you to visit them. So let me talk very quickly about the Virtual Museum. Malta is, I think, definitely one of the top worldwide sites, locations in Malta for wreck diving. The fact that we're surrounded by the sea, the fact that we were involved in maritime activities since forever, since thousands of years ago, the fact that we're very involved, let's say, in the last two world wars. So that leaves a lot of riches in our islands, in the seas around our islands, really. Also on land, but in, you know, in the seas, obviously that is more interesting for I think, for your audience. Also, many more wrecks are being discovered through a University of Malta research project. And the wrecks that are discovered are documented by the team I form part of. And then, in many cases, they're opened to the public for diving. And that process is managed by the Underwater Culture Heritage Unit of Heritage Malta. So there's a whole scheme in place where one can come to Malta, one can start after COVID, hopefully soon. but, you know, visitors who come to Malta can dive these wrecks through a booking system, through Heritage Malta, through licensed dive clubs. Very easy and actually very cheap to do so. So what do we have? We have many planes, we have many submarines, battleships from the last century, and ancient shipwrecks also, such as the Phoenician shipwreck that, and then I'll talk about in the other short presentation. Many of these have been known and dived for many years. You know, for divers who come to Malta, you mentioned the Southwold, you mentioned the Polynesian, you mentioned the Stubborn. They know these wrecks quite well. But others, like, I don't know, like the Olympus, for example, has been opened only the last couple of years. So and it's an ongoing process to open up new wrecks to divers. So it's, you know, there's always something to see when you're remote. I mean, for example, you can dive on a warplane. There are probably about, that I know of, 10, 15, maybe probably many more, which are diveable from 20 meters to 120 meters, if you wish to, if you have the skills. So there's something for everybody. So moving on, what is the Virtual Museum Underwater Malta? It was the initiative of the University of Malta and UCHU, of Timmy Gambin, to create a website to provide a window into these riches. It's intended to guide as an interesting, let's say, site for the general public to visit, but also for the local and international diving community. It allows divers to pre-plan their dive, to understand what they're going to see, you know, before they dive them, and to give some background to each of the wrecks. It currently showcases around 14 sites, but more are in progress. In fact, as we speak this week, Fabio, we're undergoing some diving on some sites, which will form part of this website of the Virtual Museum, probably over the next 6 to 8 weeks, something like that. Obviously, once the work on preparing them is ready.
Let me quickly, let me see if I can go into, let me stop this, and I think I can, yeah. Okay, are you still seeing the screen? You're seeing the website now, Fabio? Yeah, now it's okay. All right, so this is our website, virtual museum. Maybe many of you have seen it already. It gives you some background on the project, but really I want to go into a particular site to demonstrate, you know, how it works and how we're using the 3D models that we create using photogrammetry. So this is the B-24 Liberator. This is one of the sites that has been open to the public relatively recently, I think about a year ago. It's a site which we dived on, obviously, to document beforehand. And here you can see a very, very simple visualization of a 3D model here, which loads very quickly, which you can spin around, pause, and also open up annotations. Like, for example, I can here open. But, John, how many pictures you must take for realize this? I'll answer that question soon, but many thousands, actually. So yeah, many thousands. Wow. So here we have these annotations. For example, this is the site where we actually recovered a Browning machine gun. So this kind of model plus others can also be used, for example, to create more of a video kind of fly through. And this is just an example which I'd like to share with you. Very nice. And we use these for public outreach. We use these to advertise the sites. You can see the kind of thing that we're able to. Very, very impressive. Yeah. So this is, you know, showing the machine gun in the condition it was as we raised it from the site, and this was then passed on to Heritage Malta to do a conservation of this particular item. And here we can see what it looks like today after it's been conserved. So, you know, these are the kind of things that we do and how we communicate with the general public. And we can also use a website called Sketchfab, where we can load the 3D model, and really, you know, you can either go in with VR goggles, if you have them, and actually walk around the site and see it in a one-to-one ratio, so in life size, or it's quite easy then to, you know, the same rec to spin it around and examine it, you know, closely. Very, very nice. Made very nice job. Thanks, very, man. Very impressive. Right. High quality, so, also. Yeah. It requires a lot of work. So, for those of you who aren't familiar with photogrammetry, the process to create 3D models out of photogrammetry, basically for a single rec requires hundreds or even thousands of overlapping photographs. We process them on very high-powered computers with very specialized software, and many times it takes days and occasionally, where there is maybe some difficulty, weeks to develop this kind of 3D model. So to capture the data takes, you know, presents various challenges. Obviously, some of the wrecks are deeper. Now, all the shallow wrecks have been documented. So now we're starting to work on the larger and deeper wrecks, Fabio. So the depth and the time we have on the site, you know, I don't know, a wreck of 110 meters, you have maybe 10 minutes, 12 minutes on site, and the visibility is poor, you know, service conditions, currents, etc., etc. Yeah. So just to give you an idea, this is a set of photographs, or a very small subset of photographs, for the X-Lighter. It's a quite a well-known wreck in the harbor area, very shallow, on a slope though, but quite an interesting dive. So, you know, this gives you an idea of the kind of the sequence of photographs that we take, you know, one after the other, in order to build this kind of 3D model. Thankfully, we're blessed with quite good visibility.
you know. So this is untypical. This is the X-Lighter, because it's in the harbor. It's the visibility isn't great. Although I have friends of mine from Finland, for example, who would say that the visibility is brilliant, you know, because we can see more than a meter. So it's all relative, I suppose. But this is quite typical, actually. This is the Schnellboot, at about 65 meters. And this is just one frame we use to create the model you can see, if you like, on the Underwater Museum. What's next? So we're working on deeper and larger wrecks. For example, the South World, Nasturtium, Polynesian, Olympus. These are all, we're planning to do all these wrecks over the next few months to develop, capture the data, build the 3D models, and then start releasing them on the website. The depths of these range from 65 to 120 meters. And the size is from 40 to 150 meters long in the case of the Polynesian. So quite large wrecks. So in this case, we need to take a different approach. All the models you've seen are all done by actually holding a camera and swimming around, holding the camera in your hand and swimming around and taking photographs. But we've recently played around and experimented quite successfully with mounting the camera on a DPV, on a scooter. And the lights, and that's what we're doing at the moment for these larger wrecks. So this is an example of the setup we have here while we were doing the tests. So here we see the housing on one of your Mobi platforms. Yeah, yeah. Fabio. It's nice, the Mobi system. It's very, very good, actually. It's very good. The fact that it can rotate, you can remove the camera. So obviously we've spent a lot of work in making sure that the setup is completely neutral in the water, because we want the scooter to retain the trim and buoyancy with or without the camera. So everything else needs to follow from there. And here you can see actually myself doing a shallow test when we're testing the setup. So obviously in this case, you need to use an intervalometer on the camera housing, and that's, I'll talk a little bit about that at the end of the presentation. So what next? The Phoenician Shipwreck Project. This is the Phoenician Shipwreck is really a jewel in our crown, I think, of underwater cultural heritage. It's a 2,700-year-old site, first discovered around 12 years ago. And over the last 3 years, I've been participating as a member in a project to excavate this in a small area of this wreck. The site is around 15 by 8 meters, I believe, something like that. So not a large site, but it's at 108 meters. So it is actually the deepest site anywhere in the world on which such a process is being undertaken. It's quite impressive, actually. You know, everything is done, let's say, by the book, from an archaeology and an excavation perspective. So in this case, photogrammetry goes well beyond, the use of photogrammetry goes well beyond the creation of, let's say, a pretty an attractive model to showcase the wreck. Because we're using photogrammetry now for very scientific and very rigorous documentation of the excavation process. So what we do at the every season, which is 3 to 4 weeks in September, We start by taking a full model of the whole site at the start and at the end of the season. And every day, as the excavation progresses, we take a daily scan of the excavation area, which is 4 meters by 2 meters. All the models are scaled very, very accurately, using a system that we learned and we developed further. And applied also with a very consistent local coordinate system. So that allows us then to overlay our daily models on top of each other, and allows us to measure depths, positions of items, measurements of items, et cetera, literally with millimetric accuracy. And this is again at 108 meters. So it's quite I think, a good job that we're doing here. So this gives you an idea. I mean, I'm not going to, obviously, there's no time to get into any detail on how the system works, but you know, it involves putting down certain equipment which is scaled exactly and positioned exactly to be perfectly horizontal in the water.
to set up points which are consistent and can be measured from on a daily basis. And the kind of result we get is this, you know, and it allows us to measure with accuracy objects in the on the site. Obviously, this is all very important for the scientific purposes and for the archaeologists who will be studying this this data. Again, this is the kind of documentation that we produce. This is for 2019, and on a daily basis, we provide, you know, we produce basically a what's called an ortho in RGB in color, one which is ambient occluded, which means it gives a better visibility, like in black and white, of the depths, and gives a really good feel of this of the structure of the site. And then, you know, compared, then what we call a comparison models, if you like. So basically, it gives the depth as opposed to, for example, the first day and as opposed to the previous day. So here we can track literally day by day, you know, what is changing in the site. And again, this is done in the afternoon after the dive straight away. We take the data back to our base, process the data, and produce these models, which are then used as a basis to plan the next day's excavation on the project. Another kind of output that we get from these models is a very high-res orthophoto. So this is effectively a 2D photograph in very, very high resolution of the whole site. Here you can see the markers we laid down. You can see the scale bars which we use to scale the site, for example. This is the mooring block on which we tie up the boat every day. So this small area here, which is about maybe, I don't know, 1 meter or 2 meters by 1 meter, maybe something like that, or even less, you know, it can be seen blown up, zoomed in over here. So literally down to the grain of sand. I mean, the resolution of this orthophoto is probably below 1 millimeter. So one can actually see, you know, in the orthophoto, individual grains of sand. So it also allows archaeologists or researchers to research the site in the leisure of their own, you know, sitting down on a sofa with a laptop. You know, so we capture the data once, bring it up, and then people can use it to study the site and then make decisions on particular important activities that need to happen. So I want to play to a very short video. We're reaching the end of my presentation. So this is the actual data capture process itself. Here we're on the site on one of the daily data collection activities. At over 100 meters, you can see swimming along the site and collecting the data. So the area bounded by that grid that you see is actually the area where the excavation is taking place. So I can't not mention the team. Obviously, these projects are the result of a tremendous amount of teamwork. And many, many people participate from Malta and from many, many other countries, from Finland, from the UK, from Belgium, from South Africa, from the US, from Spain, I don't know, Italy, of course. So I'd like to first of all, recognize Timmy Gambin. Timmy is the brains and the energy behind these projects. He is a professor of maritime archaeology at the University of Malta. Very good friend of mine, very great friend of mine, and without him, basically, these projects wouldn't even be conceived. I'd like to move to Kari, my friend from Finland. Kari is the person who introduced me to photogrammetry about 5 years ago, and together, really, I mean, our photogrammetry duties are you can say, spread across both of us. And sometimes, you know, we forget who collected the data, who built the model, who did what, really, because we work so closely as a team that it's almost as if we're one entity, basically,
referred to affectionately by our tougher buddies as the 3D fairies. So that's me and Kari. Then there's Dave and from UK, Gian Michele from Italy, our dive safety officers, and everybody else, really. I can't mention each person by name. And these are probably maybe half of the people who are involved in all these projects. So thanks to everybody for your help and support. Fabio, last thing, a word about the Easy Dive housings. Obviously, I wouldn't be here, I think, if we weren't using your housings, and it's a pleasure to talk about them. We've been using them intensively for many, many years. We probably have 5 or 6 housings between the whole team, including the university and the Heritage Malta. We principally use Sony mirrorless cameras, A7 III, A7S. I think the A7 III S now as well. For photogrammetry, we use stills, we use photographs. We used to use video, but now we use, with the intervalometer function provided on your housing, it makes it obviously much more feasible to use still images, which provide a far, far better result than video for many, many reasons. And the considerations for choosing your housings are a number. Obviously, the depth rating, I've talked already about the kind of depths we dive to, and there aren't that many housings around which allow you which you can take down to 150 meters. It's a universal housing, so obviously it allows us to upgrade the cameras regularly without having to throw away or change the housing. The programmable function and the fact that it's always the same buttons you press no matter the camera that you have, and the last thing you want to think about when you're trying to dive at these depths is which button do I press to change the aperture or whatever. Very important, the direct access to yourself, and I think in this time of COVID, the fact that you're quite close to us makes it feasible to ship things to you and you ship back still quite easily, even with all the challenges that the world is facing with shipping. And finally, something, as you rightly said, we developed together, the intervalometer. To be honest, in the team, we're a bit split on the use or not use of intervalometer. I use it all the time. Others prefer taking photos by pressing the shutter release manually. However, what's for sure is that with the mounting on the DPV, you cannot do it any other way. So we spoke about 6 months ago, I think, and I asked you if you could possibly develop into the firmware a variable intervalometer so we could increase or decrease the speed between the photographs as we wanted to. And within a few weeks, you were very kind enough to develop that for us, which we use. So it allows us to increase the frequency of the photographs, increase the overlap between the photographs, and gives us better models at the end of the day, which is what's important for us and for me. Wow. Thank you, Fabio, so much, that's John. It. Wow, very, very, very appreciate your presentation. It's very, I think so, that a lot of divers don't know well the photogrammetry. And I have seen your job in the last months with the university, with you. I know Dave, I know Carrie, I know a lot of your team. And I am really happy to collaborate with you and with Malta, with Timmy Gambi also, because for me, I am honored to can give also our support, our experience, and I am really happy that you today explain to us and to our follower what is the photogrammetry, and we hope that the COVID finish well, because we want to go to dive in Malta, because you will be welcome. When I see the rig with the photogrammetry, wow, really impressive, the high quality of the files, very, very nice, and I think that this is very, very appreciated also for all our followers. That's great. You're welcome. You have an open invitation, Fabio. Come when you want and we'll go diving. Wow. Okay. Oh, John, many thanks for your presentation, and see you soon, I hope.
Thanks, Fabio. Thank you. Thanks for everybody. Thanks for your attention. Thank you so much. Bye bye. Ciao, John. Bye bye. Bye bye. Ok, John, perfetto, direi. Cioè, è già andato via? Ok, perfetto. Ora ringraziamo John Wood da Malta, che ci ha mostrato queste splendide fotogrammetrie dei relitti di Malta, e quindi capire anche che con la nostra custodia abbiamo integrato questa funzione fotogrammetria. Ringrazio ancora a suo tempo John Kendall, che ci ha dato lo spunto per integrare questa funzione elettronica sulle nostre custodie e che comunque abbiamo portato avanti. Adesso anche con Malta abbiamo sviluppato un po' addirittura su loro idea la possibilità di personalizzare il tempo di scatto nella fotogrammetria, e l'abbiamo integrata, come ha detto anche John, e quindi loro riescono a personalizzare un po' questo tempo di scatto, i millisecondi di scatto, in maniera che piazzando la camera sullo scooter, girando sul relitto, riescono ad avere tot immagini, quindi sequenziali, e poter poi montare un po' il tutto. Che dire, se avete delle domande anche in merito alla fotogrammetria da riporre a John o al suo team, mi raccomando, scrivetele nella chat e noi vi faremo sapere subito le risposte il prima possibile. Thank you for all our followers. John tried to explain us the photogrammetry function, because it's a special software that we have updated on our housing 2 years ago. John tried to see all the photogrammetry of the rig of Malta. If you have a question for John, please write in the chat. Ciao Igor. Ciao, lo so che sei a Malta, ti vedo. If you have a question for John or for the team of John for the photogrammetry function, write your question on the chat or by mail, and we can give more information for this new function or for this photogrammetry function. Okay, now we continue this live, Mattia. Okay, we continue to are on live for about more last 30 minutes. If John is on live also, if you have a question for John, he can try to send you an answer, But if you have any question for our accessory, our housing, our light, what you want, we are here. We are start this morning to the 10 o'clock in live. Now we are continuous to live from about more 30 minutes. Don't hesitate to write or to ask a question for the smartphone, for the Leo 3 Wii and mirrorless, or for the Leo 3 and DSLR, or for our light or action cam. We are here for any more question. Write in the chat. We try to show better the housing inside if you want, or what you want. Mi raccomando, siamo qui in live da questa mattina alle 10. Abbiamo incontrato tanti amici, rivisto tanti amici qui in live, abbiamo condiviso con loro tanti momenti e tanti consigli. E quindi, se avete delle domande, non esitate a chiamarci, siamo ancora qui per circa 30 minuti. Gran bella maratona, oh grande Albe, mi ricordo un po' la maratona di Mentana, capito? Effettivamente, io ho mangiato giusto una banana quando si è sganciata la linea, che è morto il computer di Mattia. Per il resto non ho saltato il pranzo, come normalmente faccio un po' in tutte le fiere, ma è un piacere, perché comunque sono qui, mi sento connesso a tutti voi. E possiamo darvi tutte le risposte che volete sulle nostre attrezzature. Era una giornata che era già da un po' di tempo che volevamo fare, ma visto che questa situazione Covid ancora sta prolungando, abbiamo deciso proprio di fare questa giornata a disposizione di tutti voi, di tutti coloro che vorranno avere qualche informazione in più sui nostri prodotti, o vogliono qualche consiglio da parte nostra, o semplicemente vogliono ascoltare i consigli che alcuni dei nostri clienti hanno dato. Grande Shane, grazie a te che ci segui sempre.
che dire, io potrei farvi vedere qualcos'altro, potrei parlarvi, vabbè, le luci un po' ne abbiamo parlato già oggi, le custodie di smartphone sono qui connesse davanti, quindi se avete voi qualche domanda, mi raccomando, siamo qua, eh. Grazie a te, Ugo. No, un po' dai, secondo me abbiamo switchato un po', dopo chiaramente tra anche le lingue, il mio inglese è pessimo, però siamo riusciti nonostante tutto a integrare Magnus e Peter Schneider dalla Germania, che ci ha portato un po' la sua esperienza che ha fatto in giro per il mondo come videomaker. Ugo ci chiede del monitor. Il monitor, Ugo, esatto. Allora, il monitor come funziona? Il monitor ad oggi, anche sul nostro sito, abbiamo tre o quattro tipologie di monitor, come potete vedere nel sito internet. In realtà, due di quelli sono ormai obsoleti, perché sono i classici monitor che vanno con il composito, che ad oggi non sono praticamente quasi più compatibili. Li stiamo continuando a installare in custodi, diciamo, per le vecchie videocamere che hanno l'uscita composita, e quindi li teniamo ancora nel sito, perché a volte qualche cliente che continua a utilizzare le videocamere classiche ci chiede l'installazione di questi monitor e quindi si possono montare. Gli altri due, uno è lo Smart Vision, che anche quello è un monitor che avevamo realizzato col Wi-Fi per poter essere utilizzato con la Leo 3 Wii e le Sony, e l'altro è il Blackmagic, che ad oggi era il monitor che possiamo un po' rendere come monitor quello un po' universale, il monitor che servirebbe anche a te, Ugo, con la tua Panasonic o comunque con le varie Sony, perché non è altro che un case di un monitor che ha un ingresso video SDI. Ora ve lo faccio vedere. Quindi si tratta praticamente, questo qui è il case del monitor. E praticamente non è altro che una custodia. All'interno c'è un monitor, in questo caso di Blackmagic, che viene collegato con il cavo SDI. Quindi semplicemente con due pin, un connettore a due pin, si collega alla custodia, e tramite la custodia va inserito all'interno un convertitore HDMI SDI, e quindi ci consente, tramite due pin, di portare fuori il segnale video al monitor. In realtà questo Blackmagic ormai sta un po' uscendo di produzione, quindi non si trova più, e quindi stiamo progettando un nuovo case per un monitor Lilliput. Perché non lo Shogun o altri monitor? Perché in realtà questi altri monitor hanno la funzione che possono registrare in acqua, quindi però hanno bisogno dei tasti, diciamo, touch. Col fatto che non vogliamo realizzare pulsanti meccanici sul monitor, abbiamo optato per utilizzare un monitor molto più economico, ma comunque di qualità, da 5 pollici. Quindi l'idea è lo stesso concetto che abbiamo qui, quindi nel monitor, diciamo, che tu vedi del Blackmagic. Avremo un case un po' più piccolino, quindi perché il monitor nuovo è un po' più piccolo, diciamo dimensionalmente, ma è sempre un 5 pollici, dove però è una risoluzione del monitor molto buona. Quindi c'è, cioè, un monitor che già è in HDMI, quindi l'ingresso SDI, però la qualità del monitor è molto alta. E quindi potrei utilizzare questo monitor, che volendo lo potrei usare per le riprese anche in esterna, perché non è altro che un monitor terrestre che si adatta poi a una custodia. È chiaro che per poterlo utilizzare dovrai installare il convertitore dentro la custodia, quindi all'interno della custodia viene installato un microconvertitore, e tramite poi semplicemente un connettore a due poli avrai l'uscita monitor. Perché questa scelta? È sicuramente perché il connettore a due poli è molto affidabile. Quindi nelle connessioni nell'uso subacqueo, quindi il monitor si fa i movimenti sul cavo, trazioni accidentali o altro, usare un cavo HDMI a 21 pin o 19 pin non ci dà a noi meno quella garanzia di solidità, di robustezza e di affidabilità che invece ci dà un cavo SDI o un monitor SDI. Quindi siamo già in fase di progettazione del nuovo monitor, che nel giro di, diciamo, 2 o 3 mesi dovrebbe essere sul nostro sito, e anche con un prezzo leggermente più basso, perché
i nuovi monitor hanno un prezzo un pochettino più, diciamo, di fascia leggermente più bassa. E che altro? Se avete altre domande, mi raccomando, siamo qui, quindi noi stiamo qua, piuttosto ci così strofiniamo le mani, perché qua, anzi Mattia, mi allunghi per favore un bicchiere d'acqua, perché ormai ho la voce che inizia. Il bicchiere è su appeso, o è quello, guarda, testa in giù vicino alla macchinetta del caffè. Delia, grande Delia, un abbraccio a te, a Giorgio, mi raccomando. Ah, mi fa piacere dei tuoi complimenti, grazie, grazie. Hai visto un po' anche la presentazione di John e il discorso della fotogrammetria? Non male, eh? Vederti, dai, prima di andare in acqua ti fai già un giro, ti rendi già conto del relitto, magari ti vengono in mente anche le inquadrature da fare. Alberto, senza dimenticarti gli accessori che ci sono, a catalogo che consentono. Beh, sì, dai, effettivamente anche oggi abbiamo parlato prevalentemente un po' delle custodie, delle luci, ma in realtà vedi anche John ci ha tenuto a precisare, e molti subacquei, il vantaggio di avere il nostro supporto Mobi, che vi prendo subito. Ce l'abbiamo qui un Mobi? No. Allora, vi vado, sono venuto qui sul retro e sono venuto a prendere una Mobi e arrivo subito da voi, che ve la voglio mostrare, perché ad oggi questo è un accessorio che, soprattutto per chi utilizza gli scooter subacquei, è un accessorio utilissimo. Sono di nuovo qua e praticamente non è altro che il nostro supporto che abbiamo progettato per tutti gli scooter, è universale. Qui sotto ci va un fascione da bombola, quindi consente di fissare, diciamo, questa base che è realizzata in polipropilene, che è neutra, e poi sopra dietro c'è un perno che ha una tripla posizione. Questa piastra qui serve a fissare sotto la custodia, quindi ci si può mettere una Smart, una Dive Shot, una qualsiasi custodia, anche una GoPro, per esempio, no? Con la sua staffa, la doppia impugnatura. La cosa carina qual è? Che una volta fissato questo supporto sul vostro scooter, si andrà in posizione, si chiama posizione di precarico, cioè che è questa. È una posizione che consente di arrivare con la vostra staffa e la custodia montata sopra, di premere mentre siete ancora sull'acqua, lui si incastra, è bloccato, ma consente la rotazione, quindi consente di ruotare. Poi c'è la posizione di blocco, invece, che si va in posizione così e praticamente ogni 15 gradi al blocco, e quindi non si può più muovere. Se uno vuole sfilare in acqua poi di nuovo tutto, semplicemente si va fuori, si esce in posizione e si blocca. È un accessorio molto utile, anche John per la fotogrammetria, ma tanti altri lo stanno utilizzando sullo scooter, perché consente di agganciare le nostre camere sugli scooter, chi ce le ha, portarla in giro e chiaramente rendendo tutto poi neutro per agevolare poi il trasporto e tutto il resto. Allora, Ugo, un progettino. Sì, adesso il motorino, dopo, tra un po' ci arriveremo, nel senso che in realtà adesso questi nuovi obiettivi, queste nuove camere, molto spesso vedrai che arriverà anche il fatto di poter movimentare gli obiettivi motorizzati. Quindi più che fare il motorino e fare tutto il resto, nel giro di poco vedrai, Ugo, che ci arriveranno già Sony su alcune sue camere, fa diversi obiettivi motorizzati elettronicamente. Quindi noi non dovremo integrare dei motorini dentro, dei progetti un po' importanti per movimentare lo zoom, ma semplicemente con alcuni nuovi obiettivi elettronicamente potremo movimentare lo zoom senza dover aggiungere niente, nessuna cosa. Quindi diciamo che in questo io userei per le ghiere obiettivi zoom le ghiere manuali, e poi quando ci saranno, che stanno già uscendo, gli obiettivi elettronici, in quel caso andremo da software a gestire lo zoom. Ciao Luigi, c'è anche il nostro amico Luigi. Beh, alla fine un po' ci si rivede, dai, qualcuno. No, oggi siete stati in tanti anche a guardarci. Adesso abbiamo dovuto spezzettare le live perché avevamo avuto un problema con
di collegamento, anche perché siamo in live veramente dalle 10 di questa mattina, sia su Facebook che sul nostro canale YouTube. Quindi, se magari vi volete rivedere anche qualche episodio che non vi siete, che vi siete persi, perché magari eravate giustamente a pranzo o a fare altro, ci sono i vari link, mi diceva anche Mattia, e quindi potrete andare a rivedervi i vari incontri che abbiamo avuto, da molto interessante anche con Renate e Stella, che sono le due ragazze che collaborano con noi da tanti anni, che hanno le nostre attrezzature, una vive in Mar Rosso e l'altra vive in Svizzera, e fanno foto veramente molto belle. E hanno dato un bel supporto anche loro, hanno mostrato un po' i loro lavori, i loro premi, i concorsi e il loro percorso che da fotografi subacquei, che è sempre stato in costante crescita. Poi vabbè, Alberto, che con Alberto abbiamo parlato di smart fotografia, visto che di DSLR ne avevamo già parlato, abbiamo parlato di altre cose. Poi abbiamo incontrato Aldo, che anche lui fa foto tecniche profonde sul Britannic, 130 metri, quindi scattare e fare catturare immagini, foto e video a queste quote non è facile, quindi anche Aldo è uno di quelli che ci ha dato il suo contributo, è comunque disponibile anche a dare i suoi feedback o consigli in merito alle attrezzature e come meglio usarle. Ma mi raccomando, se qualcuno ci fosse qualcuno che ha qualche altra domanda, non esitate, perché noi siamo qua. Lo dico anche in inglese: if there are. Our products, we are here. Ho visto, è uscito il video. Ok. We are here from the 10. Ci siamo ancora o no? Ok. And we can give more information. Now we can show also. Mi sono perso la diretta, me la rivedo sicuramente. Ah, abbiamo parlato anche di te. No, scherzo, però a parte. Qualcuno, chi è che mi ha chiesto, mi ha detto: ma anche Susanna Emanuele si è presa la Smart? Sì, perché t'hanno già visto, Susanna. Quindi, no, abbiamo parlato con Luca e con Alberto di Smart, e quindi magari quando è un attimo buttaci un occhio. E comunque, se avete domande, siamo qua ancora per un quarto d'ora e poi diciamo che molliamo questa maratona. Quindi le luci le abbiamo fatte, il tablet è lì. Grande. Salutaci Fabio poi quando lo senti. Susanna ha preso anche lei una Leo 3 Smart con il nuovo iPhone per fare le live, anche le dirette direttamente da sott'acqua. E quindi. Sì, chiaramente non mettendo in acqua giù gli obiettivi, tenendo fuori leggermente la Smart, in modo che per ora in questo sistema qua, poi volendo si potrà integrare anche un discorso cavo, ma ad oggi diciamo che in questo modo qua si riescono già a fare alcune cose veramente smart, veloci e carine. Ha già fatto un po' di prove, di dirette, è venuto fuori già del bel materiale, ecco. Ah, vedi. Beh, bravo Alberto, questa io me la sono dimenticata. Me la sono dimenticata perché, dai, dopo abbiamo parlato di tutto e di più. Era una di quelle cose che volevo un po' anticipare con Alberto. Abbiamo un po' deciso insieme ad Alberto di iniziare a valutare di integrare la possibilità di. E acquistare dei corsi sul nostro e-commerce, cioè quindi la possibilità di entrare nel nostro sito e Alberto preparerà quello che è un pacchetto, dei vari pacchetti di corsi. Poi Alberto per quanto riguarda la foto, ma poi ci saranno anche altri nostri ambassador
che prepareranno, non so chi più l'aspetto video, chi in inglese, chi in tedesco, nelle varie lingue, però adesso l'idea è partita qui anche insieme ad Alberto, di mettere giù qualche corso di fotografia dove, diciamo, l'utente potrà prendersi, diciamo, acquistare questo corso online con Alberto e poi tramite Facebook, gruppo chiuso, partecipare a questi corsi, e quindi sicuramente ci saranno delle belle novità anche a breve, quindi di sicuro state connessi. Allora, Titi, pur la batteria, chi è Don l'Eleotrosmart, gli ADO sortì d'alimentazione, è non ampere, ma Titi, je te déjà répondu, mais je te l'ai dit. Il y a la sortie che c'è a 1 ampere che c'è pour le casson, e la sortie che c'è a 2 ampere che c'è pour le smartphone, pour le téléphone. C'est ça. C'est simple, hein? Le 1 ampere le casson, 2 ampere pour le smartphone. Mais quand tu vas mettre dedans, quand tu vas mettre dedans le smartphone, c'est très important que la batterie du casson c'est full charge, et aussi la batterie du smartphone qui c'est full charge. Ça, c'est très important. Hein? Et tu ne vas pas dans l'eau avec la batterie du casson charge, mais le smartphone est pas charge, parce que à 2 ampères, il va très vite à prendre l'alimentation de la batterie du casson et ça fout, parce que avec 2 ampères, il va charger, il va donner toute l'alimentation à ton smartphone, et puis depuis 1 heure, c'est fini. Il faut que tu veux mettre ton smartphone full charge et la batterie in charge. Mais si tu as des autres questions, tu appelles nous aussi dans les prochains jours, WhatsApp, Skype, nous allons t'expliquer tout. Hein? Charge les deux, parfait. Et excuse-moi mon français parce que c'est terrible, mais je crois que tout m'entendu, c'est bon. Allora. Quindi a breve faremo anche metteremo anche online la sezione corsi, e stiamo attivando invece anche che però una sezione outlet, l'abbiamo appena messa nel nostro e-commerce, occasionalmente nell'outlet metteremo quelle custodie, noi come sapete non trattiamo custodie usate, però diciamo che siccome per nostro lavoro e per nostro merci e per nostro lavoro utilizziamo, facciamo le demo e quindi abbiamo delle attrezzature nostre usate, ogni tanto facciamo, diciamo, un refresh, quindi le cambiamo, stiamo attivando anche una sezione outlet dove metteremo a volte qualche custodia, qualche illuminatore di occasione che non è una custodia realmente usata da altri clienti, ma sono nostre attrezzature demo, e quindi occhio magari chi vuol fare il colpaccio, che magari vuole comprare qualcosa a un buon prezzo anche nella sezione nuova outlet che stiamo iniziando a generare in questi giorni. Quindi nelle prossime settimane troverete qualche bella custodina in offerta anche nella sezione outlet del nostro sito. Ciao Damiano! Anche Damiano è uno dei nostri grandi clienti che ci segue da tanto tempo e ultimamente va in acqua anche lui con la smart, quindi bene bene, mi piace vedere tutti questi smartphoneisti, io sono uno dei primi quindi a crederci, a andare in acqua, quindi è una bella cosa. Mi raccomando, se avete bisogno, domande, fatemi sapere. Demain matin j'ai le test plongé d'anglais. Ok. Super, nous sommes attendre des photos, des vidéos. Hein? Nous avons un groupe aussi, si tu veux, qui s'appelle Pimp with my Leo 3 Smart and Dive Shot, où il y a tous les plongeurs qu'il va utiliser, la Leo 3 la Smart et la Dive Shot, qui va mettre des photos et des vidéos. Si tu veux ajouter en cet groupe, tu vas écrire Pimp, My Leo 3 Smart and Dive Shot, et nous allons te ajouter à le groupe, et tu peux mettre
ton photo aussi, ton vidéo. Si tu as des questions, tu peux écrire. Nous sommes ici. Super. Come vedete, switchiamo qui dal francese all'inglese, più che inglese e francese, è un po' questo esperanto, ma alla fine in qualche modo ci facciamo capire. Quanto manca? Maratona, mancano 7 minuti, ancora abbiamo qualcuno connesso che ci sta continuando a guardare e noi siamo sempre qui da questa mattina alle 10 in live. Non abbiamo praticamente pranzato, siamo qua, anzi ne approfitto per ringraziare qua un attimo solo che ve lo faccio vedere, il mio uomo di fiducia è qua in console, direttamente alla console, Mattia, 3 monitor, 4 camere, un computer che ci aveva abbandonato, un secondo computer qui e quindi dai. Complimenti a Mattia per l'organizzazione, ha preparato tutto, ieri ha mandato, ha organizzato, ha pianificato un po' la giornata, e questo è un po' lo showroom di Easy Dive che avete un po' visto, e che dire, mi raccomando, qualsiasi domanda siamo qua. No, hai fatto bene, qualcuno ci sta chiedendo, ci sta dicendo, avete parlato prevalentemente di iPhone, sembra che gli altri smartphone non vadano bene, assolutamente, qui dentro a queste custodie la app funziona perfettamente con tutti gli Android e tutti gli iPhone, è chiaro che effettivamente abbiamo parlato un po' più di iPhone perché evidentemente qualche nostro collaboratore ad iPhone, però la custodia funziona perfettamente con tutti gli Android, anzi con Android, con iPhone alcune funzioni sono state integrate da poco, ma con Android era già full access già da un paio d'anni, quindi con il sistema di Android che è chiaramente più open source rispetto ad Apple, è più aperto, era già possibile accedere a tutte le funzionalità, quindi andare, per dire, uscire dalla nostra app, aprire la galleria, riguardare le foto, riguardare i video. Quindi se stiamo parlando di smartphone, sicuramente il mondo Android, anche perché Xiaomi, Huawei o Samsung, ci sono veramente degli smartphone che ad oggi hanno una qualità altissima, e quindi non vorrei che, fatto benissimo Moreno La Barbera a girarci questo messaggio, perché in realtà non volevamo concentrarci, non è la nostra intenzione concentrarci su iPhone. La custodia, le nostre custodie vanno, soprattutto la DiveShot va con 3000 modelli di telefono senza dover aggiungere nessun aggiornamento, nessuna staffa interna. La Smart va con tantissimi modelli, va chiaramente, la Smart è un po' più il top di gamma, quindi va, avendo la cover dedicata, va con i maggior modelli di modelli Android, quindi di Xiaomi, di Samsung, di Huawei e con tutti i modelli di iPhone. Però mi raccomando, il messaggio è, le Smart con gli Android vanno benissimo, da Dio. Anche questi Android chiaramente hanno più fotocamere, quindi si può passare tutto quello che è stato detto per iPhone, può essere utilizzato allo stesso modo per tutti gli Android. Vedi, qualcuno ti fa i complimenti, giustamente anche a te Mattia, va bene. Grazie, merci a toi pour les congratulations, moi je suis, nous sommes très contents. Siamo qua che noi vendiamo solo direttamente, proprio per questo motivo, perché abbiamo un approccio diretto con tutti i clienti, quindi se c'è, e anzi, come avete visto anche oggi, grazie a molti di questi siamo cresciuti, abbiamo implementato funzioni, quindi grazie anche a voi, al rapporto diretto con voi, che siamo riusciti in questi anni a ottimizzare e a creare poi questi prodotti, perché come parlavamo prima con John Kendall che ci ha dato l'input di fare la fotogrammetria, John Wood ci ha dato l'input per integrare, magari personalizzare questa funzione della fotogrammetria, e quindi abbiamo veramente tante cose,
tanti input e cerchiamo a volte spesso di catturare questi input e poi portarli, diciamo, nei nostri prodotti. Quindi se oggi siamo migliorati, siamo riusciti a fare dei prodotti sempre più evoluti anche grazie a questo rapporto che abbiamo con ognuno di voi. Grande. Hi Peter, it's very nice pleasure to see you also. Peter McCanley che ci è venuto a trovare. E quindi dai, nella maggioranza dell'agenzia, questo è Alan, ok. For any more questions, don't hesitate to ask us. We are here from this morning, 10 o'clock. Now, from about 5 minutes, we stop the live. If you have more questions for our housing, don't hesitate to ask us. We are here, and we can show you the housing. We can show you the inside of the housing. We can show you the light. What you want is the same affair. We have all our products here. And also our support MOBI for the DPV, very nice. And we can show you what you need. And for any more question, for any question, don't hesitate to write a question, and we try to give you an answer. Yeah. We are online from this morning, it's very long time. Come si dice maratona? Ma marathon. It's the same a marathon, but on live, on Facebook marathon and YouTube marathon. From the 10 to the 16 p.m. Okay. I think that today we are finished. I'm really happy because it's a long time that I want to realize this live with this open day. Is an idea from me and Mattia support me for prepare this, because we have 3 cameras, 2 live on Facebook, on YouTube. We have a lot of friends that collaborate with us. We want give a great for Alberto Balbi that he collaborate with us, Peter Schneider from German that he talk with us for the video, Francesco Sena, the Freedive ambassador that he talk with us for the social, Magnus Lundborg, a Freedive that from Sweden that he used the Leo 3 with the whale, with the orcas, take a very nice picture, Stella Del Curto and Renato Romeo, our girl ambassador that he show us the very nice picture, and Mauro Francesconi, many thanks to Mauro for explain your experience with the video, and Aldo Ferrucci, technical diver, that he explain the difficult to use housing very deeper with the rebreather. And Luca Coltri, very nice media maker that explain us the suggest for use the smartphone. And John Wood from Malta that explain us the photogrammetry of Malta. Thank you so much for everything. Thank you so much for all our Facebook fan and YouTube fan that continues to follow us. We are really happy to give all our answer if you need more questions. Ciao a tutti, finisco con chiudere qui la giornata. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie chiaramente a tutti i nostri collaboratori che ci hanno dato una mano a passare questa giornata insieme, dalle 10 di mattina in live fino alle 4 del pomeriggio. Grazie ad Alberto Balbi, grazie a Peter Schneider, grazie a Francesco Sena, grazie a Magnus Lundborg, grazie a Stella Del Curto e Renato Romeo, grazie a Mauro Francesconi, grazie a Aldo Ferrucci, e un grazie a Luca Coltri,
E un grazie a John Wood da Malta. Io direi grazie a tutti, grazie per continuare a seguirci, grazie per il vostro supporto, che continuate a essere in live anche questi ultimi minuti. E è stata una bella giornata, mi siete mancati tutti, chiaramente non è come essere in fiera e vedervi e parlarvi, ma è stato bello ugualmente incontrarvi qui online e condividere con voi un po' le nostre attrezzature e questi momenti. Spero di rivedervi presto, ciao a tutti! Ciao, grazie.